A Reggio Calabria questa mattina i carabinieri hanno tratto in arresto 5 persone ritenute responsabili di associazione mafiosa. Questo provvedimento ha consentito di individuare gli odierni indagati quali appartenenti alle cosche cittadine Condello e Rigolino, oltre che del locale di Oppido Mamertino. L'attività di indagine trae spunto d'origine da due rilevanti fatti di sangue verificatisi a Reggio Calabria tra il 2010 e il 2011, quale cruento epilogo di una faida tra due fazioni interne all'anima condegliana dell''ndrangheta di Archi, che intendevano assumere l'una a discapito dell'altra il predominio criminale sulla frazione di Gallico. Il primo si è verificato il 20 settembre del 2010, quando è stato assassinato Domenico Consolato Chirico, ritenuto esponente di primo piano dell''ndrangheta gallicese, oltre che genero del defunto boss Paolo Surace, a sua volta assassinato il 10 dicembre del 1988 in un agguato mafioso insieme a Domenico Cartisano. Il secondo, invece, è avvenuto il 12 agosto 2011, quando ad essere stato assassinato è stato Giuseppe Canale, il cui movente, così come emerso nell'ambito di un altro procedimento penale della DDA Regina, che ha portato all'arresto dei mandanti e degli esecutori dell'efferato omicidio, si inquadra in un chiaro contesto di criminalità organizzata e ha rappresentato proprio una risposta all'assassinio di Domenico Chirico in seguito allo scontro venutosi a creare all'interno delle organizzazioni criminali operanti sul territorio, finalizzato al raggiungimento di nuovi equilibri criminali.